Ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa puntata di Amarcord. Per questa puntata di Amarcord riprenderemo le letture del vecchio mondo, da dove ci eravamo interrotti, quindi l'avvento del caos. Le razze non erano destinate a conoscere la pace, poiché vennero colte da un'enorme catastrofe. Per ragioni che non saranno mai comprese, il cancello degli antichi crollò. Forse la sua distruzione venne causata dagli antichi stessi, per fermare un'invasione del reame da incubo che giace oltre. Forse fu attaccato dalle creature prive di sostanza che abitano le dimensioni prive di forma al di là del cancello. In un'esplosione di potere grezzo che ne illuminò il cielo e scosse oceani e montagne, il disastro fece implodere i poli che ora sono furenti, accessi al selvaggio etere. Una sfera di pura materia caotica, chiamata Warpietra, o Malapietra da qualcun altro, fu scagliata in un'orbita casuale attorno al mondo e tutt'oggi butta sulla sua superficie schegge e cumuli di roccia corrotta. Non è stato scritto da nessuna parte se gli antichi fuggirono prima o dopo il disastro, o ne furono distrutti. Tutto ciò che si sa è che gli antichi non percorsero più il volto del mondo di Warhammer, sebbene molte delle profezie degli Slan affermino che gli antichi torneranno al momento propizio, anche se noi sappiamo che forse hanno mancato l'appuntamento. Quando il cancello crollò, il mondo venne sommerso dalle energie magiche e nacque il caos. Mentre i cieli bruciavano e la terra tremava, tutte le paure primordiali e i sogni delle razze di Warhammer vennero alla luce e nella conflagrazione magica nacquero degli dei oscuri. Gli dei del caos, nati dalle emozioni dei mortali, divennero consapevoli dell'esistenza dei regni degli elfi, degli uomini e dei nani e giunsero a bramarli. Fu durante questa catastrofe che le prime vere creature del caos cominciarono a fare la propria comparsa. Ippogrifi, chimere, manticore, grifoni e simili si aggiravano per le terre. Discese da creature normali deformate da energie magiche che stavano avvelenando il mondo di Warhammer. Giunsero anche gli uomini bestia, uomini depravati che avevano ceduto al subconscio bestiale, i corpi deformati per riflettere i loro desideri animaleschi, e bestie che erano mutate in modo tale da camminare sulle zampe posteriori alla stessa guisa degli uomini. Nelle paludi a nord di quella che sarebbe divenuta un giorno Tilea, cose ratto intelligenti e contorte cominciarono a scavare e cospirare, rodendo le radici del mondo in segreto, non visti e all'insaputa di chiunque. Con la nascita degli dei del caos venne la prima grande incursione. Una schiera di immateriali creature demoniache del caos, più grandi di qualsiasi cosa avesse calpestato il mondo sino ad allora, e ricordiamoci che c'erano pure i draghi grandi come montagne, eruppero dal cancello settentrionale ormai a pezzi. Il mondo venne travolto da enormi ondate di energia magica e le creature demoniache degli dei del caos poterono muoversi in tutta libertà. Le armate demoniache spazzarono le terre e alla fine giunsero all'isola elfica di Ultuan. Là sarebbe stato deciso il fato del mondo. Se gli elfi fossero caduti, il caos avrebbe consumato il mondo di Warhammer. Se avessero prevalso, il fato sarebbe stato rimandato, almeno per un po'. Il sacrificio degli elfi. Gli elfi sopravvissero grazie ad Enerion e ai maghi elfi. Enerion fu il primo re fenice di Ultuan, noto nelle leggende come il Difensore. Fu il grande guerriero elfo che prelevò l'antica spada di Cain dal suo luogo di riposo sull'isola maledetta e grazie al suo potere falciò un'orda di demoni.
Purtroppo, brandendo la maledetta spada di Cain, forgiata per il dio della guerra in persona, la corruzione del caos bruciò nel sangue di Enerion. E la maledizione di Enerion perseguita tutt'oggi i suoi discendenti. Ciao Malekith! Il regno degli Elfi venne assalito da una marea infinita di creature da incubo. E anche se Enerion e la sua armata riuscivano a prevalere ad ogni battaglia, gli Elfi più saggi sapevano che erano destinati a perdere la guerra, poiché anche le possenti schiere di Ultuan non potevano combattere per l'eternità. Demoni invece sì. E fu così che l'armata di Enerion, aiutata da stormi di cavalcadraghi, difese l'isola dei morti contro una vasta armata demoniaca, mentre il principe Caledor e i suoi confratelli maghi diedero inizio a un imponente rituale. Gli Elfi rischiarono tutto, erigendo un circolo di pietre mistiche che crearono un vortice magico che imperversò sul loro regno, minacciando di sommergere l'isola. Il vortice attirò i venti della magia che stavano devastando il mondo. Senza la magia a sostentarli, la stretta dei demoni sul regno mortale si fece instabile e le loro schiere vennero abbattute da Enerion, anche se purtroppo il re Fenice subì una ferita mortale durante la battaglia. Sin da allora Ultuan verge costantemente sull'orlo della distruzione, minacciata dalle vaste energie che le pietre fatate devono dissipare. Quando gli Elfi dicono che il mondo non è magico quanto lo fu un tempo, dicono la verità, poiché molto del potere magico viene catturato dalle pietre di Ultuan e i manufatti magici e gli incanti del lontano passato non possono più essere ricreati. Una volta fermata la prima incursione, gli Elfi si dedicarono all'esplorazione del mondo ormai mutato e incontrarono i nani. Il commercio tra i due popoli fiorì mentre i primitivi antenati degli uomini si spandevano per il globo, protetti senza saperlo da quelle due grandi civiltà. Forse con il tempo una grande alleanza avrebbe potuto dare luogo a un mondo in grado di affrontare a pie fermo il caos. Ma ciò non era destinato ad accadere. L'era della scissione. Il principe Malekith, nato da Morati, la seconda moglie di Enerion, fu il più grande degli Elfi. Era un generale senza pari e le sue armate schiacciarono le orde del caos in tutto il mondo. Trattando con i nani era equo e paziente e divenne un amico intimo del sommo re dei nani Snorri Barbabianca. Assieme, i due strinsero un'alleanza che avrebbe respinto le creature oscure del mondo delle caverne montane e nelle buie profondità delle foreste. Nel cuore di Malekith albergava però una corruzione che semplicemente attendeva il momento propizio per manifestarsi. Malekith era geloso degli altri principi elfi, colmo di ambizione e brame innaturali e desiderava solo per sé il trono della Fenice. Quando il principe Bel-Saanar venne scelto per divenire re Fenice al posto di Malekith, il desiderio di quest'ultimo divenne un feroce intento omicida e alla fine egli accusò Bel-Saanar di venerare gli dei del caos. Quando il re Fenice venne trovato morto per avvelenamento, nessuno dubitò dalle parole di Malekith che affermava che Bel-Saanar si era suicidato per evitare di essere punito per la propria corruzione. Privo ormai di rivali, Malekith ascese al trono. Per dimostrare di essere benedetto dagli dei, il principe elfo attraversò le fiamme di Asurion, proprio come aveva fatto il padre. Le fiamme lo respinsero e venne ustionato così orribilmente che tutt'oggi il suo corpo è devastato dal dolore. Il tradimento di Malekith era stato rivelato e scoppiò la guerra tra chi lo aveva appoggiato e chi lo aveva osteggiato. Anche se noi sappiamo che forse c'è anche qualcos'altro. Giunse così l'era della scissione, quando gli Elfi combatterono gli uni contro gli altri e le terre di Ultuan vennero devastate da potenti magie. I seguaci di Malekith, le cui anime erano ormai avvelenate, divennero malvagi e focalizzati su un unico scopo: vendicarsi dei propri consanguinei. Nessuno più del re stregone Malekith incarnava tale ossessione. Nella sua arroganza Malekith riteneva che le forze del caos potessero essere controllate e dominate, come qualsiasi altra cosa, e riteneva anche che fosse destino degli Elfi comandare il mondo come degni successori degli antichi.
Anche se alla fine Malekith e gli Elfi Oscuri vennero scacciati attraverso l'oceano nella cupa terra di Nagaroth, avevano involontariamente distrutto qualsiasi speranza il mondo avesse di resistere al caos. Non fu solo ciò a segnare il fatto del mondo, eh? Anche se i nani e gli elfi avevano stretto alleanza, erano le potenze dominanti del mondo, quindi rivali. Non solo, il loro carattere e la loro cultura erano profondamente diversi. Furono degli odiosi tradimenti degli elfi oscuri, a discapito dei nani, che fecero crollare i due più grandi imperi che il mondo avesse mai visto sin dai tempi degli antichi. Dei perdoni elfi oscuri tesero un agguato alle carovane dei nani, e questi ultimi accusarono gli elfi di infrangere i giuramenti di amicizia. L'arroganza degli alti elfi era tale che questi ultimi rasarono le barbe degli ambasciatori nani e li buttarono fuori dalla La testa ragione dei nani e la loro naturale inimicizia nei confronti degli elfi li fece piombare in una guerra dalla quale non poterono più tirarsi indietro. La guerra delle barbe, o guerra della vendetta, come i nani preferiscono chiamarla, durò centinaia di anni e devastò entrambe le razze. Questo scontro infinito fu la causa diretta, sia per gli elfi che per i nani, del progressivo allontanamento dal mondo, per ritirarsi nei propri confini. Sebbene ciò abbia permesso agli uomini di prosperare, ha concesso alle creature selvagge di prendere nuovamente il controllo. I morti ambulanti, gli orchi, i goblin, i troll e le creature del caos. Per secoli il mondo fu luogo estremamente pericoloso, persino più di ora, e il genere umano era circondato da nemici senza fine, mentre gli elfi e i nani erano più che felici di dedicarsi alle proprie tribolazioni. Grattici amici, ma soprattutto grattiche amiche, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima puntata con l'ascesa dei non morti. Ciao!